Ragazzi, mi raccomando, andate su Instagram veloce, una cosa urgentissima, cliccate qui e attivate le notifiche ai post perché Instagram con il suo algoritmo sta facendo casini, nasconde le foto, quindi rischiate di non vederle, mi raccomando, fatelo. Vi spiego io tutto oggi. Ragazzi, bentornati su Metti la tua droga quotidiana. Che sta succedendo a questo Instagram? Stanno impazzendo tutti, non si fanno più tanti mi piace, l'algoritmo sta facendo cose strane. Innanzitutto, cos'è un algoritmo? Un algoritmo in sostanza è una funzione informatica, ve lo dico con parole non esperte, ma comunque dovrebbe essere grosso modo così. Sono delle istruzioni praticamente che si fanno fare ad un programma o in questo caso un'applicazione. Un esempio di algoritmo è prendi due contenitori e questi due contenitori sommali fra loro, quindi l'algoritmo somma in poche parole. Ma ci sono anche algoritmi che fanno anche istruzioni più complesse, ad esempio l'algoritmo if then else, quindi se così fai questa istruzione, else, quindi altrimenti fai quest'altra istruzione. In poche parole, tutte le applicazioni sono degli algoritmi che sviluppano queste varie informazioni. Quindi, cambiando l'algoritmo di Instagram, cambia anche il modo in cui i post vengono visualizzati. Quindi, facciamo un po' di chiarezza oggi e vediamo in che modo oggi vengono visualizzati i post di Instagram. Sì, è vero, molti stanno ricorrendo ai ripari chiedendo a tutti di attivare le notifiche ai loro post, ma questo modo qui di elemosinare così like e queste cose qui mi sembra un po' brutto perché si capisce che tu non stai facendo abbastanza like e questa è quasi una sconfitta, ragazzi. Quindi vediamo cosa sta combinando questo algoritmo per cercare di non incappare in alcuni errori che ci faranno poi perdere like. Innanzitutto, l'algoritmo non è più cronologico, cioè prima i post sulla home venivano visualizzati in ordine cronologico, adesso in ordine popolare, boh, si può definire così. Infatti è importante spingere al massimo il vostro post all'inizio, cioè subito dopo la sua pubblicazione, altrimenti rischiate di farlo vedere solo al 10% dei vostri follower. Infatti la copertura del post, ovvero quante persone potrà raggiungere, non sarà tantissima. E ci sono alcune importanti regole da seguire per non far accadere questo. Intanto vi ricordate il mio video passato che trovate qui, come crescere bene su Instagram, che è il video più popolare sul mio canale, addirittura grazie mille. Bene, lì vi dicevo questa cosa. Il terzo trucchetto è usare gli hashtag. Potete mettere al massimo 30 e vi consiglio di metterli tutti e 30. Già, bisogna mettere 30 hashtag. Sbagliato, adesso non è più così. Instagram vede quei 30 hashtag come spam e quindi penalizzerà il vostro post. Quindi limitatevi a stare fra i 5 e i 10 hashtag adesso, che siano abbastanza importanti, rilevanti. Io per le mie foto ultimamente sto usando, ora ve lo dico. Ecco, continuo a usare i miei soliti Lumix GX8, che è la macchinetta con cui scatto, Lumix 25 oppure Lumix 14-140 in base all'ottica che utilizzo, così da avere la possibilità che il mio post venga pubblicato sulle pagine Lumix. Poi uso photography, videomaking, friends, selfie, sempre quelli lì che vanno per la maggiore. Quindi mi raccomando, sempre fra i 5 e i 10, non andate oltre. Una cosa su cui molte persone stanno puntando in questo momento sono i commenti. Già, perché i commenti sono davvero tanto importanti e fanno aumentare di molto la popolarità del vostro post. Il problema è che prima la maggior parte dei commenti arrivavano dagli hashtag, ovvero persone che andavano a cercare i vostri hashtag e commentavano i vostri post per farsi pubblicità, in maniera tale che voi, vedendo un commento di una persona che non conoscete, andate a vedere chi è e magari vi interessa e li seguite. Il problema è che molto spesso questi commenti sono di una si dice spammità unica, cioè persone che fanno copia e incolla di quel commento, che scrivono cool, beautiful, very nice o cose del genere, oppure semplici faccine. Instagram di questi commenti non se ne fa niente. Infatti servono commenti che siano diversi, cioè se una persona commenta un sacco di foto con un commento tutto uguale, quel commento non serve a niente agli altri. Così come se commentano con frasi con meno di tre parole, quel commento non serve a niente. Quindi adesso servono almeno tre parole per rendere quel commento rilevante. Il problema, ragazzi, che non finisce qui, non basta ricevere i commenti, bisogna anche rispondere a questi commenti. Già, perché se non rispondete entro 60 minuti, quindi mi raccomando lì col cronometro, quel post inizia a essere declassato. Cioè, è chiaro che comunque se ci sono molti commenti il post andrà avanti, però è chiaro che per pomparlo proprio al massimo, avere il massimo da quel post, vi serve rispondere a quel commento entro 60 minuti. Quindi, ragazzi, mi raccomando, lesti.
Allora, adesso facciamo invece un'altra cosa. Vado a postare un post su Instagram. Lo faccio proprio adesso. Datemi solo un attimo, eh. Ecco, post pubblicato. Allora, ho sbagliato un attimo una cosa. Oh no, 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 fermo. Cosa fai? Cosa fai? Vabbè, ma non vado a modificare i post su Instagram. Cioè, ho fatto un errore, non posso cambiare. No, no, ne faccio due. No, perché? Mo' ti spiego praticamente. Fra gli altri criteri per rendere popolare un post è non modificare il post di Instagram. Infatti, se lo modificate, non so per quale arcano motivo Instagram non ve lo riconosce più. Piuttosto, se volete modificarlo, aspettate ad esempio una settimana quando il post non cresce. Vabbè, te ne vai adesso però. Oh sì, me ne vado. Dovete aspettare che il post cresca su Instagram. Ah sì, c'è questa luce che serviva per retroilluminarmi. Non fateci caso, non serve a niente. Quindi ragazzi, non modificate il post. Se è proprio necessario, fatelo dopo una settimana. Ad esempio, se avete sbagliato ad taggare qualche pagina, fatelo dopo tanto tanto tempo, in maniera tale che ormai sia un momento in cui il post non prende più mi piace, e quindi lì non vi cambia assolutamente niente. Detto questo però ragazzi, il video è finito. E siccome è un video riguardo Instagram, seguitemi su Instagram. Ho due account: Davide Marranon, che è quello personale, e Davide Marra 18, che è quello aziendale, dove pubblico tutti i miei lavori, ritratti. Però se volete sapere cosa faccio nella vita, lo potete vedere qui su questo profilo, mentre se volete vedere proprio i miei lavori più belli, li potete vedere qui. Poi iscrivetevi al canale per non perdere nessun altro aggiornamento e video, lasciate un mi piace a questo video se vi è piaciuto. Noi vi ricordo che ci vediamo venerdì prossimo alle 14 sempre su MD, la tua droga quotidiana. Ciao. Siete arrivati fino a questo punto del video, commentate con ombrello, mi raccomando.